Salve a tutti e ben ritrovatici. Risiamo, una nuova ondata di caldo africano raggiunge le regioni italiane, in particolar modo quelle del centro-sud. Questa è la situazione della pressione, un campo di bassa pressione sulla Spagna, fa sì che l'aria rovente dell'Africa giunga verso l'Italia. Queste sono le anomalie al 1500 metri di quota, vedete anomalie positive soprattutto al centro e al sud del nostro paese, con valori più alti del normale fino a 8-10 gradi. Questo significa che al suolo raggiungeremo picchi vicini ai 40 gradi centigradi. Ma vediamo innanzitutto quello che accadrà in questo fine settimana partendo dalla giornata di oggi, poi vedremo quanto durerà questa ondata di caldo. Oggi temperature già in deciso aumento, con valori fino a 35-37 gradi, ventilazione debole dai quadranti nord-occidentali, poco altro da dire. Nella giornata di domani, domenica 30 di giugno, avremo un cielo in prevalenza soleggiato, con temperature in ulteriore aumento, picchi fino a 40 gradi sul tavoliere, intorno ai 38-40 gradi anche altrove, soprattutto sulle zone pianeggianti interne. Farà molto caldo anche durante le ore notturne, con valori che difficilmente scenderanno al di sotto dei 24-25 gradi. Caldo anche nella giornata di lunedì, il primo giorno di luglio, ancora ventilazione che si disporrà debole dai quadranti occidentali, temperature roventi, anche la notte farà molto caldo e di giorno andremo intorno ai 35-38 gradi, con picchi ancora una volta sul tavoliere vicini ai 40 gradi. Ma durerà poco questa ondata di caldo, perché già a partire da martedì si farà strada un cavetto di aria instabile che raggiungerà anche le regioni centro-meridionali italiane, portando con sé una scia di temperature che saranno in rapida diminuzione. Queste le anomalie previste a metà settimana, con temperature, vedete, che torneranno in media o anche leggermente al di sotto. Probabilmente ci sarà anche l'arrivo di qualche veloce temporale sulla Puglia. Ve ne parlo martedì. Grazie per l'attenzione e buon weekend.